Sono felice di vedere che stai meglio. Già. Va tutto bene? Credo di sì. Ho accettato l'offerta di Udina. Quindi sei uno spettro. Congratulazioni. Non è una cosa importante, considerato quello che sta succedendo. Sei pronta ad assumerti le responsabilità di uno spettro? Non mi sembra ancora vero. Dovrò pensarci bene. Non so quali saranno i miei doveri. Ora è tutto quanto così confuso. Tu cosa ne pensi? Sei un ottimo soldato, con uno stato di servizio impeccabile. Te lo meriti. Grazie. Detto da te, significa molto. Ho detto che ci sarà una cerimonia ufficiale quando sarò uscita di qui. Cosa farai dopo? Per caso vorresti tornare sulla Normandy? Se avrò la possibilità di decidere, sì. Mi fa piacere. Ti senti meglio? Sto bene. A parte le tonnellate di documenti che i dottori mi costringono a compilare. Scusami, Shepard, sono distratta. È solo che... Che succede? Ho ricevuto notizie da mia madre. Sono fuggiti in tempo. Stanno bene. Bene, è un'ottima cosa. Già. Tua sorella ha raggiunto la cittadella? Sì, però... Suo marito è stato ucciso nei combattimenti. Mi dispiace, Ash. Grazie. Sara non ha mai visto di buon occhio la vita militare. Il loro matrimonio ci ha colto tutti di sorpresa. Quante saranno le famiglie distrutte per colpa dei razziatori? Non voglio pensarci. A volte mi sembra che non ci sia speranza. Non pensare che sia colpa tua, Ashley. Lo so, ma sono sua sorella maggiore. La morsa feroce degli eventi non m'ha tratto smorfia o grido. Sferzata a sangue dalla sorte, non si è piegata la mia testa. Che versi sono? Invictus, di Ellie. Uno dei poeti sdolcinati di mio padre. Dice che non bisogna arrendersi. Esatto. Mia sorella vuole dire qualcosa durante la cerimonia. Niente di particolare, solo alcune parole sulla nostra famiglia. Non sarà facile. Fammi sapere come va, d'accordo? Lo farò. E grazie, Shepard.